Penso sia un bel progetto, anche se chiaramente poi sul campo ce la giochiamo, quindi faremo battaglia. È composta di persone che partecipano al campionato per dare una dimostrazione, un segno di integrazione in Italia, al di là di quelle che sono poi, diciamo, le differenze che talune persone ancora tendono ad evidenziare. On a un peu au milieu de terrain, il y aura 4 personnes, tu vois, non? 4 personnes en défense, 4 au milieu de terrain. Et en moins seulement 10 attaquants. Tu vois, non? Ce qu'on avait fait, je ne sais pas si tu te souviens, l'année passée, tu vois, non? De façon qu'on joue avec Julio. Ouais. Ouais, c'était différent. Mais tu sais, le problème fondamental encore, c'est quoi? On n'a jamais joué. Durant tous les matchs de compétition qu'on a, on n'a jamais joué deux matchs successifs avec la même formation. Les gens ne viennent pas à l'entraînement, on ne s'entraîne pas ensemble. Donc c'est ce qu'il y a, la complexité qui manque. Amici seduti ed amici in piedi, ovunque voi siate, buonasera. 12ª giornata, Liberi Nantes contro Guardia di Finanza. La partita delle partite, il punto di svolta, la rinascita o la caduta definitiva. Il sabato del villaggio Bernardini è un'attesa sporca di fango, frustata dal vento. Doccia per tutti, per chi si ruzzola sul campo svirgolando palloni e per chi assiste al livido spettacolo sotto ombrelli di fortuna. Pozzanghere e tristezza per la Liberi Nantes, pozzanghere e gol per il circolo Guardia di Finanza. Di cosa parliamo? Quando parliamo di uno 0-5 casalingo, manca Pumadebano, il bomber che tra un rigore e un corpo a corpo ha finora retto una squadra fragile ma decisa ad esserci. La fragilità costa sconfitte che metti in conto sapendo che ci sarà sempre una palla da rimettere al centro, per ricominciare. Senza Pumadebano il tridente offensivo appare subito troppo leggero. Mister Proietti si sgola e invita i suoi a giocare palla a terra, anzi palla a fango, evitando lanci inutili. Il centrocampo si sgrana fin dai primi minuti, il buco nella zona centrale è vistoso, preoccupante, foriero di sventure per la linea difensiva. Buon per la Liberi Nantes che il circolo Guardia di Finanza non affondi immediatamente e il primo tempo è abbastanza equilibrato, anche se si capisce chiaramente che se gol ha da esserci sarà gol colorato di giallo e verde, i colori degli ospiti. Un paio di discese di giunco nero impensieriscono ma non fanno male agli ospiti che, corti e compatti, sanno attendere opponendosi senza troppa fatica alle timide pretese offensive della Liberi Nantes. Il gol, quello atteso, quello giallo e verde, arriva puntuale come un Eurostar inaugurato dal Ministero dei Trasporti. 0-1 e intervallo. Tutto fa acqua, dal cielo alla squadra. Il problema della squadra fondamentalmente è che fossilizzandosi sul 4-3-3 con i centrocampisti che stanno praticamente a ridosso delle due punte si crea un buco di 40-50 metri in cui la squadra avversaria fa quel che vuole, insomma. Bisognerebbe che la squadra stesse più corta, vabbè. Tante cose, avremmo bisogno di tante cose. Che vedevo dire la partita di oggi? Qui ci sono 3 giocatori che vengono a allenarsi durante la settimana. State a camminare a mezzo al campo, non riuscite a fare un passaggio di un metro. Tanto hanno capito la metà di quello che io dico. No, ma ripeti, non ti preoccupare. Però, ragazzi, è un problema serio quello che sta a dire Fabrizio, è molto serio. Cioè, non c'è, che ve dico? Ditemi, che ve dico? Che abbiamo sbagliato, David deve salire o Amadou sta fermo? Sono 6 mesi che viene Amadou. Abdullah si è rivisto dopo 5 mesi, Livio si è visto dopo 7. Bauri uguale, cioè l'infortunio. Tutti in forte, Camarà uguale. Ci sono 3 persone su questa squadra che vengono a allenarsi. Perciò di che volevo parlare? Con il montaggio di Marco Giovannoli siamo alla ripresa ed è subito diluvio. Si incattivisce il cielo e si apre la difesa della Liberi Nantes, fragile scafo in balia di un mare vuoto di protezione. I centrocampisti affondano lontani, lo spazio è troppo invitante per il lucido cinismo del circolo Guardia di Finanza. Arriva il secondo gol. Arriva il terzo gol. Vai, via!
arriva il quarto gol. Arriva il quinto gol. La Liberi Nantes non c'è, forse in campo non c'è mai stata, tanto che non si ricorda una sola azione da gol degna di tal nome. Di sicuro gli ospiti sono troppo forti per la Liberi Nantes, ma c'è sempre modo per fare del proprio meglio. I ragazzi in maglietta bianca e volto scuro questo modo non l'hanno neanche cercato. Un doveroso applauso agli atleti della Finanza che sportivamente hanno combattuto fino alla fine senza fermarsi, senza concedersi pietose pause nel finale. Volevano giocare e vincere, lo hanno fatto nel migliore dei modi. La sconfitta segna una linea oltre la quale il progetto dei ragazzi rifugiati rischia di sfaldarsi. Non è questione di risultati sportivi, ma di approccio all'impegno settimanale fatto di allenamenti e match ufficiali. Certo, è difficile concentrarsi sul gioco e sullo sport quando i problemi sono di altro ordine e riguardano la propria esistenza, il proprio ruolo non sul campo di calcio, ma nel mondo. Tutti sono consapevoli di questa dura verità, ma tutti devono essere consapevoli anche di qualcos'altro. Giocare nella Liberi Nantes non risolve nessuno dei grandi problemi degli atleti, è un modo di approdare per qualche ora in un'isola di normalità fatta di relazioni umane, di sport, di divertimento. There's a little black spot on the sun today.